osserva e corregge. Altrimenti il ragazzo svogliato, l'atleta svogliato, che cosa fa? Fa l'esercizio e lo fa col mal di pancia, no? Come quando vediamo ogni tanto i calciatori che fanno uno. Ce lo fanno perché lo devono fare. Lo fanno più perché gli è stato detto, non per. Allora, per avere. Allora, le colleghe e i colleghi sanno come si sta di fronte a una classe. I giovani aspiranti insegnanti di scienze motorie non lo sanno. Per stare davanti a una classe, per stare davanti a un gruppo di lavoro, bisogna avere autorevolezza. Non bisogna essere autorevoli, non bisogna urlare, strillare o imporre, bisogna avere autorevolezza. Come si acquista l'autorevolezza? Se mentre voi state facendo riscaldamento, io parlo con una vostra compagna, un vostro compagno che ha avuto un infortunio, parlo con un genitore, me ne strafrego di quello che state facendo, voi lo capite subito, l'avvertite. Se io invece vi osservo e comincio a dire, Giovanna, ehi, le braccia, quando fai le circonduzioni, non fare questo. Le circonduzioni devono essere fatte bene, perché devi mobilizzare bene la spalla. Quindi se tu fai così non fai nulla. Francesco, quando fai la corsa skip, non ti mettere lì e fai così. I piedi sono scarichi. Se dobbiamo fare una corsa skip, dobbiamo farla con i piedi carichi. Allora, quando tu cominci ad entrare su certe situazioni, il ragazzo che cosa fa? Si sente osservato. E nel momento in cui si sente osservato, mica si sfastidisce. Anzi, dice, caspita, questo qua, guardate, ho fatto l'esercizio. E quindi cominciamo a prendere, capito? Autorevolezza. Chi è stato con me quando abbiamo fatto le lezioni, avete visto come si lavora con un gruppo di 60 persone? Cioè, non è che stai lì scazzato, dicevo quando è, dai, andiamo forze veloci. No, stai lì e dai il meglio di te stesso, il meglio, mica di più, il meglio. E il ragazzo dall'altra parte avverte subito, come voi avvertite, chi sta di qua col mal di pancia, dice oggi potevo andare al mare, invece sto con questi qua a fare sta lezione, o chi invece sta qui con passione a dare qualcosa. Poi qualcuno se ne frega, qualcuno dice caspita mi piace, provo a vedere anch'io di fare questo tipo di cose. L'altra cosa che non dobbiamo fare, ritorniamo a noi, è quello poi, dopo che abbiamo fatto questo tipo di lavoro, di prendere i ragazzi per 10 minuti e di piazzarli lì come delle statuine a stare 30 secondi così, o 30 secondi appoggiata alla siepe per fare un esercizio, roba del genere. Questo è, non è un errore, è una perdita di tempo. Poi lasciamo perdere gli studi che hanno fatto, perché questi devono studiare qualcosa e quindi è una perdita di tempo che non serve a nulla, soprattutto con i giovani, che molti già ce l'hanno questa buona mobilità. Allora, velocemente, partiamo per esempio dal tronco, arriviamo, andiamo, forza, bene, sblocchiamo su. Allora io mi trovo in questa situazione sto facendo un'esercitazione di stretching, sì, giusto? Bene, allora da una fase di stretching, via, passiamo subito a una fase invece di mobilizzazione, andiamo, vedete? E quindi mobilizziamo il tronco in un certo modo, poi guardate, torsione, fermi, stiamo facendo stretching? Sì, ok, 10 secondi, via adesso ragazzi, andiamo, destro, sinistro, andiamo, torsione a destra, torsione a sinistra. Torsione a destra, torsione a sinistra, benissimo, adesso sciogliamo un pochino tranquilli, ci rimettiamo di nuovo in posizione, via, circonduzione, andiamo, abbiamo, via dall'altra parte, andiamo, ci siamo? Benissimo, fatto questo, andiamo giù, sciolti, anche qui, tengo un po' la posizione, guardate, poi che cosa faccio? Via, destro, sinistro, andiamo, dovete sentire il muscolo dietro che si allunga e si torce, ci siamo? Ok, adesso ragazzi, andiamo, allunghiamo il tricipite, surale, siamo bene, destro, cambio, sinistro, 10 secondi, non di più, se ci riusciamo a prendere la punta del piede, a tirare un pochino, si sente ancora meglio, oppure tiriamo su. Bene, fatto questo adesso, via, ci mettiamo in questa posizione, andiamo, via, 1, 2, 3, questi sono tutti esercizi analitici, 4, bene, 5, queste posizioni le possiamo fare anche, mettiamoci per i piedi così in fuori, via, piede varo, andiamo, 1, 2, 3, ok, via, piede valgo, andiamo, 1, 2, tirate sulle punte, bravo,
3. Ci siamo? Ok. Via. Quadricipite. Anche qui, non cose strane. Ricerchiamo un po' d'equilibrio e ricerchiamo. Ginocchio sotto, spingiamo piano piano il bacino verso l'avanti, piano piano. Il bacino dell'arto che stiamo piegando, non il ginocchio. Quando ho detto spingiamo il bacino, hai fatto questo. No. Focalizza l'attenzione sul bacino, prova piano piano a spostare il bacino in avanti. Basta che provi a spostarlo, si allunga il quadricipite. Ci siamo? Sentite? Spostate questa parte in avanti. Adesso provate ad alzare il braccio. Mantenete l'equilibrio in questa posizione. Bene, allungate bene. Sentite? Ok, cambi. All'altra parte, stesso discorso. Qui, spingiamo piano piano in avanti e poi andiamo ad allungare. Andiamo. Vedete? Abbiamo fatto tronco in 2 secondi, in 2 minuti, 3 minuti. Tronco, tricipiti surali, quadricipiti, addominali, spalle. Adesso andiamo sugli adduttori. Questa posizione, tranquilli. Bene. Una volta a destra, una volta a sinistra. Destra, sinistra. Siccome nei balzi è importante questo angolo, l'abbiamo visto ieri, andiamo, allunghiamo. Forza. Guardate il mio piede dietro, guardate. Proviamo a fare questo lavoro. Facciamo un lavoro di macinamento col piede dietro. Vedete? Proviamo, proviamo. Circonduzione del piede dietro. Circonduzione del piede dietro, sentitelo. Ok, cambio dall'altra parte. Cambio dall'altra parte. Bene. Sentite il piede che macina. Sentite il piede che macina. Sentite il piede che macina. Bravi ragazzi, bravi. Ok, stop. Adesso, quando fate questi tipi di lavori, io osservo e capisco le caratteristiche, le problematiche dei ragazzi. Vedo se le circonduzioni sono fatte bene o qualcuno che ha problemi perché è bloccato. Per esempio, se io vi dico andate tutti quanti tranquilli a toccare giù, come ho fatto prima, fate un po' l'esercizio. Allora io vedo subito chi è che ha gli hamstring belli tranquilli e chi ha invece problemi di schiena. Guardate com'è fregato questo poveraccio qui. Faccio le battute perché sennò qua c'è, nel senso che lui ha delle problematiche. Allora io devo capire, vai giù tranquillo, così come fa fermo. Allora ci sarà qualche problema fra lui e invece lui che va lì con le cose. Allora che cosa devo fare? Io devo capire, lui più che problemi di hamstring c'ha problemi di spalla, giusto? Di schiena. Allora io devo capire se è un problema di spalla, cioè di spalla, di colonna vertebrale poco mobile, o se di flessori, usiamo gli hamstring, cioè gli antagonisti, o di flessori. Lo devo capire, perché lo devo capire? Perché nel momento in cui lui andrà a saltare, se mi fa il salto triplo, per esempio, potrà avere problemi a che cosa? Alla schiena, se è un problema di schiena. Se invece ha problemi di flessori o di hamstring, avrà problemi, potrà avere problematiche per andare a imbricarsi. Nel momento in cui stacca, quindi può avere delle contratture e roba del genere. Lui questo problema non ce l'ha. Allora, che cosa devo fare io? Ed è qui, ragazzi, che dovete cominciare a discriminare l'intervento per essere individualmente preparati e pronti. Quando faremo questi esercizi in passato, tu ti chiami? Andrea. Andrea, tu? Antonio. Antonio. Allora, io Andrea gli dico subito, non gli dico Andrea sei fregato. Adesso faccio una battuta con voi, Andrea è adulto e si permette di... e ci vediamo su questo, nel senso una battuta. Gli dico Andrea, allora, l'obiettivo qual è? Nel giro di un mese devi arrivare a toccare piano piano la punta del piede. Ok? Questo è il tuo obiettivo. Quando facciamo gli esercizi, io non guardo Antonio. Antonio glielo lascio fare tranquillo, guarda Andrea, perché Andrea che cosa fa? Questo fanno i ragazzi, fanno le cose che sanno fare e dove sanno che sono deficitari non capiscono che è lì che devono insistere, ma quella cosa lì non la fanno, o la fanno male, che dici tanto questo non lo so fare, sono fregato. È come nella scuola, uno studia con piacere e tanto quello che gli piace, quello che gli piace non lo studia, invece dovrebbero capire che devono proprio studiare quello che gli piace, che quello che gli piace basta che lo leggono, lo capiscono. Quindi io devo stare dietro ad Andrea, dì, dai Andrea, andiamo. Allora, prova a fare questo, Andrea, guarda, lui intanto fa l'esercizio. Incrocio. Bene, dai, uno piegato e uno no, comincia ad andare giù. E vede, già guadagna qualcosina. E poi dico, ok, cambia. Cioè, vado a stimolare Andrea su quella che è una sua debolezza. È lo stesso discorso quando facciamo questo, no? Tutti fanno questi esercizi, giocatori di pallavolo, giocatori di basket. Allora ci sta quello che sta così. E questo esercizio lo deve fare e deve continuare a fare. Ma quello che fate in vostro esercizio? Benissimo, lui vedi? Lui
Antonio, che questo esercizio lo fa e si vede che c'è una bella mobilità, sta bello dritto. Ma io Antonio mica gli dico, fai, gli dico ok, facciamo l'esercizio, poi vado da lui e dico giovane, bello. Cioè, capito qual è il concetto? Devo puntare, pizzicare, trovare gli input per quelli che hanno le problematiche. Quelli che non hanno problematiche, non sto lì a insisterci, perché tanto è. E non sono questi che gli qualificano l'esercitazione. Ci siamo nell'ambito di questo concetto? Ok? Possiamo provare a metterci a terra, visto che è un bellissimo prato? Ok, andiamo giù. Allora ragazzi, anche qui. Adesso per Antonio questo esercizio diventa un